Hi guys, siamo atterrati a Washington DC, la capitale. Abbiamo preso l'aereo da Chicago, l'unico aereo di questo viaggio, per accorciare un po' le distanze. Ma prima di andare a camminare, che ci sarà tanto da camminare qui a Washington, facciamo una bella colazione americana. Adesso ve la faccio vedere. Calorie, calorie, calorie. Via pancake con fragole e banane, le patate, scramble eggs su uovo battuto con due salsicce. Poi abbiamo addirittura dei pancake integrali, sempre con pancetta, uova. E invece Nicolò ha preso American Slam, c'è un po' di tutto. Soddisfatto? Alle mie spalle la casa del presidente, quella di colore bianco. Volevamo iniziare il video qua, ma avevamo troppa fame. Abbiamo preferito fare una tappa da Dennis, colazione americana. Adesso iniziamo il vero tour di Washington, un giorno e mezzo, oggi guardiamo monumenti e domani probabilmente musei. Buona visione! La prima volta che vengo a Washington, io pensavo che tra la Casa Bianca e l'obelisco là in fondo c'era la piscina di Forrest Gump, invece no, è alla destra della Casa Bianca che porta, se non ho visto male, al monumento di Abramo Lincoln, ma lo scopriremo insieme perché non lo so. Prima volta a Washington DC. Non so se avete visto anche gli occhiali nuovi oggi, gli altri li ho verniciati, per sbaglio. Avri, vieni qua, siediti. È caldo? Madonna, alza la testa. Sembra che cade. Sono arrivato dopo una lunga passeggiata al Lincoln Memorial. Là dentro, dove è scuro, lì dentro, ecco lì in mezzo, c'è Abramo che mi sta aspettando. È lì seduto da qualche anno che mi sta aspettando. Andiamo, ultima scalinata e siamo arrivati. Lincoln Memorial e la scritta I Have a Dream di Martin Luther King quando aveva fatto il discorso il 28 agosto di agosto. Siamo arrivati, vicinissimo, al muro, The Wall, dove ci sono scritti tutti i soldati che hanno perso la vita in Vietnam. E qui dietro, adesso mi giro, eccolo là, ve lo faccio vedere un po' da vicino, il monumento ai caduti. Tanto stava cadendo un ramo che uno scoiattolo gigante ha fatto un salto, sembrava una scimmia più che uno scoiattolo. Qui c'è il primo nome e poi continua lunghissimo fino là in fondo, saranno 150 metri, un muro pieno di nomi. Adesso poi mi avvicino e vi faccio vedere qualche dettaglio. Ragazzi, arriva Biden, il presidente degli Stati Uniti. Oh, dov'è l'elicottero? Eccolo qua. Arriva Biden. Ovviamente adesso fa il giro, dovrebbe girare di là, se è Biden, girare di là, oh, gira, ecco che sta girando, lì c'è l'obelisco, là c'è la Casa Bianca, il elicottero è andato di là, non era Biden. Oh Fabri, ma cosa ci fai qua? Non è la coda per il bagno questa qua? Sa di no. Io facevo la coda per andare a fare la pipì. Questo è lui, invece non scherzo più, ragazzi. Guardatelo, aspetta che lo zoomiamo. Guarda che proprio mi sta puntando. Saluta, ciao. Oh.
siamo arrivati finalmente al Jefferson Memorial, Thomas Jefferson, che è uno degli scrittori della dichiarazione di indipendenza americana. C'è qualche lavoro in corso, ma andiamo a vedere l'interno di questa struttura, di questo monumento. Un nuovo stile di guinzaglio per il cane. Guardate che distanza. Non mi sta neanche nello schermo del telefono. È iniziato un nuovo giorno sotto la pioggia. Allora andiamo al museo dell'aviazione Airspace qua di Washington. Siamo National Air and Space Museum. Ingresso gratuito ma parcheggio $15. Vediamo cosa c'è. Ci dovrebbe essere uno shuttle, il Blackbird e altre cosine. Alle mie spalle il terzo shuttle che vedo, l'ho visto a Houston, l'ho visto a Cape Canaveral e adesso qui a Washington. Guardate che bello. Fantastico, bello, molto interessante come museo. Come avete visto, siamo appena passati dall'hangar dove ristrutturano, arrivano ovviamente gli aerei vecchi e datati, un po' malmessi, loro li ristrutturano e poi li mettono in esposizione. Sì, se vi capita, Houston, nello shuttle si può entrare nella cabina, ovviamente il pilotaggio, perché la parte dietro è completamente vuota, era praticamente come se fosse un camion che trasportava il materiale per costruire la base spaziale e tutte altre cose nello spazio che ci circonda. Però è bella, è una bella sensazione stare qui seduto, vi faccio vedere, con di fronte lo shuttle che è stato nello spazio, e noi piccolini così. Tutto rosso e blu, siamo nel museo delle spie, adesso c'è il briefing per la missione. Seguiamo. Vai Antonella, fai, muovi. Ah sì. Siamo all'interno del museo delle spie, ma è molto buio, non riesco a fare riprese, però è molto molto interessante. Costa $27-28 l'entrata, vengo un po' alla luce, ed è interattivo, quindi sì, è tipo un gioco che devi trovare dei dettagli, delle prove per poi scoprire chi è il cattivo. Interessante, bello, lo consiglio questo museo. Sono ricercato dai tedeschi, questo qua sono io camuffato. Eccolo qua. Weiter gehen! What? Weiter gehen! No! Eccoci qua all'uscita del museo della spia dello 007. Prima di salutarvi e di chiudere questo video, che domani ci trasferiamo a Baltimora, vi faccio vedere ovviamente la macchina di James Bond. E da Washington per questo video è tutto, basta e chiudo. Ciao!